Eh no, non lo dico proprio più. Pezzo di merda. Può venire. Come dice Hello, un può venire, un può venire. Ma io lo fa venire, eh. Guardate se viene, guardate se viene, guardate. Vedete? Ecco le mollettine che vi dicevo io. Queste sono le mollettine che sono dentro il pistoncino, vedete? Io ho rotto il pistoncino. Questo mi ha rotto coglione per levarlo. Adesso bisogna levare anche il sudicio. Si dà una soffiata, raga. Eccoci, devo premere la prolunga. Se non accendo il compressore, però accendo il compressore. Una volta ripulito andiamo a rimettere il blocco a sterzo, diamo un po' di svito, svito di fuori. E questo blocco a sterzo è di 5. In poche parole, ci vuole questo qui più stretto. Bravo Mire, complimenti. Bravo, è di sì questo qui. Ora sì, io avevo rimesso quello nuovo. O si leva. No, e lo ricompro, raga. E questo lo metterò. A quale lo metto? A sta cazzo, non ce l'ho più motorini. Sì, allora se lo voglio lo metto lo stesso, eh. Però non lo metto perché ho un capellino. Proviamo. No. Rischio di sciupare, non è il blocco a sterzo, la sede qui e non lo voglio sciupare, raga. Comunque è semplice. Si rimette la chiave. Per mettere il blocco a sterzo ci vuole la chiave, perché questa linguettina qui si deve addrizzare e andare a inserire, che se no non entra. Vedete? Io se la giro questo entra, però ci vuole questo qui di 4, questo invece è di 5. Ci sono sia di 4 che di 5, sono due misure. Infatti ci vuole di 4. Niente, lo comprerò, però come vedete il lavoro è fatto per benino, senza sciupare nulla. Ci è voluto un po' più di previsto. Auguri di anno nuovo. Ciao raga!